Buongiorno a tutti, buon lunedì e ciao popolo nerazzurro. Ancora una volta è Chiara Giuffrida con Radio Nerazzurra per un appuntamento fisso ogni post partita con le pagelle di Chiara. Siamo pronti per dare voti ai nerazzurri e qui si parla di Samp Inter. Via! Grandi occasioni, alta intensità e 4 gol in questa partita. Finisce 2-2 lo scontro tra Sampdoria ed Inter, con un pareggio che in realtà ha un po' un sapore di sconfitta. Infatti la prestazione dei nerazzurri cambia radicalmente tra il primo e il secondo tempo, con una prestazione generale che ho giudicato 6, sufficiente. La Samp presta dal primo minuto, ma i nerazzurri riescono comunque a trovare il loro ritmo e gli spazi, soprattutto dopo il gol di Di Marco, oserei dire che è gol meraviglioso, che porta l'Inter in vantaggio per 1-0. Arriva poi il pareggio dei blu cerchiati, ma il primo tempo si conclude comunque in vantaggio per l'Inter, 2-1, gol di Lautaro e azione meravigliosa di Barella. Nel secondo tempo le cose cambiano radicalmente, la prestazione è in calo, la Sampdoria dà filo da torcere e i nerazzurri non riescono più a trovare il proprio equilibrio. Inzaghi esaurisce tutti i cambi a sua disposizione, costringendo anche i giocatori a giocare in delle posizioni atipiche. Stanchezza, quindi mancanza di coordinazione e troppi falli portano appunto a siglare il risultato finale di 2-2, quindi questo pareggio che ci porta in classifica solamente un punto anziché 3. Top 3. Barella, 7. È il mio MVP. Nonostante poca presenza nello schermare l'area, quando si sgancia è sempre pericoloso e preziosissimo. Barella è il mio migliore in campo perché ieri ha retto il centrocampo, infatti si è sostituito tantissime volte a Çalhanoğlu e Brozovic in una giornata poco brillante per loro. Nel secondo tempo, dopo i cambi, addirittura ha assunto anche un po' una posizione da regista. È da lui che parte il secondo gol, il gol di Lautaro, quindi un'azione meravigliosa. Bravo Barella e ottima prestazione ieri. Pollice su. Lautaro, 7. E lui la vera punta in questo match, la squadra lo cerca continuamente con lanci lunghi e lui è sempre pronto e reattivo. A tu per tu con Audero per tutto il primo tempo, infatti è parte dell'azione che porta al vantaggio, al primo gol ed è lui stesso a siglare il 2-1 nel primo tempo, quindi bene anche Lautaro. Di Marco, 6,5. In campo dal primo minuto al posto di Bastoni infortunato, Di Marco è un giocatore diverso, più di pressione e per questo ieri gioca bene, sia nella fase difensiva che ha retto benissimo fino appunto al cambio, ma anche in fase offensiva di pressione e di sostegno ai compagni. È lui che segna il gol del vantaggio, un gol importantissimo anche per lui appunto in quanto primo gol da titolare con la maglia dell'Inter. È proprio il gol che alza il ritmo della partita e che quindi porta una prestazione migliore nel primo tempo. Sicuramente tra i miei migliori in campo. Flop 3. Brozovic, 5,5. Non una giornata da epic per Brozovic, rende e corre meno, a tu per tu con la squadra ligure non ha la meglio, quindi prestazione insufficiente per lui. Çalhanoğlu, 5,5. Si vede poco e ahimè non ha il peso delle scorse partite, nel secondo tempo addirittura si mangia un gol che avrebbe dovuto essere a botta sicura e che probabilmente avrebbe portato al vantaggio dei nerazzurri e quindi ai 3 punti in classifica. Esce per Sensi, ma anche lui è un giocatore con una prestazione insufficiente, oserei dire senza valore, un giocatore purtroppo fragile, contraddistinto dagli infortuni e anche ieri giocando appena 10 minuti non riesce a dare il meglio di sé. Inzaghi aveva esaurito i cambi e quindi dopo l'infortunio non ha potuto sostituirlo terminando la partita in 10. Handanovic, 5,5. Incolpevole sui gol, sfortunatissima la deviazione, ma soprattutto in occasione della prima rete dava l'impressione di poter intervenire prima e in generale l'impressione che dà è quella di essere sempre un po' passivo. Inzaghi, 5,5. Deve l'insufficienza allo scarso rendimento dei subentrati, il vantaggio probabilmente andava gestito diversamente un po' meglio, probabilmente andava fatto qualche accorgimento tattico differente. Adesso non ci resta che pensare al prossimo appuntamento importantissimo, quello di mercoledì in Champions contro il Real Madrid. Ci ritroveremo ancora una volta per giudicare la prestazione dei nerazzurri, nel frattempo forza Inter e ci ritroviamo proprio qui con me con le pagelle di Chiara. Ciao!